Pelli, Remo, Ambassador. No, non è vero. Pelli, Remo e basta. Oggi andiamo a vedere tre pelli bellissime della Remo e sono la normalissima Ambassador, quella che conosciamo tutti, la Ambassador X e poi la X14. Quindi, allora, perché questo video? Perché io ho usato tutte e tre queste pelli. Usavo prima l'Ambassador e mi trovavo molto bene. Poi ho incominciato a usare la Ambassador X e ho detto, cacchio, che figata sta pelle, userò sempre questa. Poi qualche mese fa, non tanto tempo fa, ho provato la X14 e ho detto, no, cacchio, che figata, uso questa. Allora, ho detto, aspetta un attimo, adesso voglio capire il perché mi piace più una pelle dell'altra, oppure capire se mi piace più una, se una va meglio per un genere, una va meglio per un altro genere, quindi fare un po' di test. E quindi ho detto, faccio un video, tra l'altro ve l'avevo anche promesso questo video, quando ho parlato del rullante, poi me ne sono completamente dimenticato. L'altro giorno ho visto le pelli e ho detto, dovevo fare il video. Allora, la cosa che mi interessa qui è se conoscete queste pelli o se non lo conoscete è uguale, mi piacerebbe qui sotto nei commenti che ognuno di voi mi dicesse che pelli usa sul rullante. Oggi stiamo parlando di rullante, perché usa quella pelle lì, che cosa gli dà quella pelle lì in confronto a un'altra pelle, se ha già provato queste qua. Scrivetemi un po' di cose, così ne parliamo e anch'io capisco di più. Quindi in realtà non voglio rompervi tanto le scatole con queste pelli, vi spiego due cose e poi ve le faccio sentire. Allora, in generale queste tre pelli qua sono tutte pelli monostrato, cioè formate da uno strato solo. Cosa cambia da una all'altra? Perché a vederle così cambia niente, sono tutte perfettamente bianche, uguali. In realtà la cosa che cambia è lo spessore tra una e l'altra. Allora, se noi guardiamo l'Ambassador, lo spessore si calcola in mils. I mils sono i millesimi di pollice, quindi non in centimetri. La batteria di solito si misura in pollice. Se voi pensate a qualsiasi misura della batteria, le misure dei piatti, le misure delle pelli come diametro, sono tutte sempre scritte in pollici. Anche lo spessore delle pelli è scritto in pollice, perché mils sono i millesimi di pollice. Quindi, partendo dall'Ambassador, che però non è questo, è spessa 10 mils ed è la più fine di tutte. L'Ambassador è la pelle della Remo per eccellenza, è una delle prime ed è una delle più famose, che può andare bene alla fine dappertutto, cioè si usa sul rullante, si usa sui tom, si usa anche sulla cassa. Adesso non si usa più tanto, però mi sembra, non sono sicuro al 100%, dovrei informarmi, ma mi sembra che anche Jeff Porcaro usasse Ambassador sulla cassa, se non sbaglio. Andando su di spessore, abbiamo l'Ambassador X. L'Ambassador X è spessa 2 mils in più, quindi andiamo a 12 mils. Questa pelle qua è perfetta per il rullante e il sito della Remo dice rullante e tom. Non ho capito se tom inteso tutti i tom, sia tom sospesi che float tom, però secondo me va bene per tutto. E infine l'ultima pelle, la X14, questa qua, proprio come dice il numero stesso, 14 sta per lo spessore, cioè 14 mils, quindi ancora 2 mils in più in confronto all'Ambassador X. Questa qua invece è una pelle da rullante, non va tanto bene da usare sul tom, volendo sul timpano, ma no. Mi piace a sto punto più una doppio strato. Quindi detto questo e fatto la parte un po' rompiscatole, direi di andarle a sentire subito. Allora, cosa ho fatto oggi? Vi spiego un secondo così capite. In pratica suonerò tutte e tre le pelli con tre intonazioni diverse: bassissima, media e alta. Uso sempre lo stesso rullante, che è il mio Starphonic in ciliegio, che ormai conoscete già, e ho cercato per tutte e tre le intonazioni di tirare il rullante sempre nella stessa maniera, perché ovviamente tre Starphonic mi piacerebbe, ma tre Starphonic in ciliegio tutti uguali non li ho, ne ho uno solo. La cosa che mi interessa è proprio sentire la differenza tra una pelle e l'altra, quindi ho bisogno che il rullante sia sempre lo stesso e che i tiranti siano tirati tutti allo stesso modo. Ovviamente, raga, ho provato a tirarli il più simile possibile. Importante, il suono che sentite è il suono vero della pelle, nel senso non ho modificato nulla. Partiamo con l'intonazione bassa. Quello che sentirete sarà prima l'Ambassador normale, poi l'Ambassador X e poi l'X14. Allora, per prima cosa ho tirato il rullante veramente molto molto poco. Ho tirato tutte le viti con le mani, questo l'ho fatto in generale sempre. Ho tirato tutte le viti con le mani, sempre con viti opposte in questo modo, e le ho tirate il più possibile. Fatto questo, gli ho dato ancora mezzo giro a ogni tirante e basta. Ho tirato meno anche la pelle sotto per farla respirare di più, perché quando abbiamo un rullante molto basso, un rullantone, è importante che la pelle sotto e anche la cordiera respirino. Quindi l'ho tirata meno e l'ho lasciata così per tutte e tre le pelli sopra.
poi seconda intonazione, l'intonazione media. Allora, in pratica, questa intonazione qua, che cosa ho fatto? Ho tirato ancora un pochettino la pelle sotto e la cordiera in modo tale che le ghost diventassero più secche e non slabbrate come prima. E poi basta, ho dato oltre al mezzo giro di prima più o meno un giro e tre quarti. Gli ho dato un giro e tre quarti ancora a ogni vite per arrivare ad avere questo suono. Poi di solito, per quanto mi riguarda, questa tipo di intonazione ha troppe armoniche, quindi cerco di toglierle un po' andando a giocare sulla cordatura, ma poi gli metto anche una mungella, una gelatina, una qualcosa, cerco di stopparlo in qualche modo, farlo suonare sempre con la stessa nota ma con meno armonici. Infine l'accordatura alta, stavolta l'ho tirato proprio tanto e l'ho tirato ovviamente sopra ma anche sotto, tendendo ancora un pochettino la cordiera così da avere le ghost molto molto secche, tipo funky, queste cose qua. Questa accordatura si usa per cosa? Per suonare generi tipo funky, tipo il reggae quando abbiamo bisogno del rullante che faccia tipo Timbales, e suona così. Ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti quale pelle vi è piaciuta di più, se vi sono piaciute tutte, se non ve ne è piaciuta nessuna. E come vi ho detto prima, ditemi la vostra. Se vi è piaciuto questo video, mettete anche un like, andate sui miei social Instagram e Facebook, e soprattutto una cosa molto importante che non ho detto prima è di andare qui sotto in descrizione e cliccare il link per andare sul sito Castium, perché lì c'è un articolo dove dico un po' più di cose tecniche, dove dico soprattutto dove ho già sentito che cosa ho suonato con queste pelli, e quindi so dirvi questa va meglio per questa va meglio per questa, mi è piaciuta più quella, mi è piaciuta più quest'altra, così almeno avete anche il mio parere. Basta così, il video sarà già durato troppo. Ciao!